Dante è consapevole dell'immenso privilegio di accedere da vivo al paradiso. Invoca quindi Apollo, che simboleggia la divinità nella poesia e la grazia divina, per essere all'altezza di riferire la sua imminente visione dei cieli. Il momento dell'ascesa, l'equinozio di primavera, è propizio per la felice congiuntura astrale. Il viaggio si svolge sotto la costellazione dell'Ariete, nella stagione in cui nacque Adamo. Rispecchiando una forma mentis tipicamente medievale, Dante riconduce l'ordine cosmico ad una manifestazione della presenza divina. È mezzogiorno sulla cima del Monte del Purgatorio e quindi mezzanotte agli antipodi a Gerusalemme, quando Beatrice fissa i suoi occhi nel sole e porta Dante ad imitarla, al di là delle possibilità dei suoi occhi mortali. Il sole sfavilla intorno come ferro incandescente che esce dal fuoco e il cielo diventa ancora più luminoso. E di subito parve giorno a giorno essere aggiunto, come quei che puote avesse il ciel d'un altro sole addorno. Per esprimere il momento del passaggio dalla condizione terrena a quella paradisiaca, Dante conia il celebre termine trasumanar. Le ruote dei cieli emettono una tale luce e un suono così soave da attrarre irresistibilmente il poeta. Beatrice lo avverte che non sono già più ancorati a terra, ma si stanno dirigendo verso i cieli più rapidi della folgore. Prosegue poi con la descrizione dell'armonia dell'universo, nella quale gli angeli e gli uomini riconoscono l'orma di Dio. Tutte le creature ricevono dal Creatore la tendenza a disporsi nell'universo secondo un ordine provvidenziale e gerarchico, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere. Ad esempio, il fuoco tende verso il cielo della luna, gli animali restano stretti alla terra, le intelligenze angeliche salgono ai cieli. La luce di Dio appaga l'Empireo, la sfera più vicina al motore immobile del cosmo. È quindi naturale che Dante, liberato dal peccato, salga ora, come tutti gli spiriti puri, verso le sfere celesti.